Fra poco è Natale. A giorni sarebbe arrivato il Natale, una ricorrenza speciale. I bambini erano contenti di ricevere regali e scartare le loro tanto attese sorprese. I bambini sono tutti buoni e se qualcuno ogni tanto fa i capricci, a Natale chiede scusa e promette di non fare più pasticci. La famiglia si riunisce per far festa e ritrovare un clima di pace. Questo è il senso del Natale. A Natale tutti si sentono leggeri e più sinceri. Miagolina e Codamozza erano entrambi puliti, lavati e sistemati. Mariola li aveva anche addobbati. Un bel fiocco rosa per la gattina ed uno azzurro per Codamozza. Era davvero quello che ci voleva. Le aquile del tempo guardavano tutto dall'alto con gran divertimento. Elefranco continuava a mettere le palle colorate nei rami di ogni albero, dovutamente attaccate. Nel frattempo, Sonia finiva di cucinare il pesce per tutti e Renato aveva appena apparecchiato. Ci voleva qualcosa o qualcuno che richiamasse l'attenzione con un suono particolare e decisamente singolare. Renato era il più arguto e una bella idea aveva avuto. Allora chiamò Elefranco e gli disse di fare un bel barrito come fosse una sveglia per far venire tutti a mangiare nel suo casolare. Elefranco, vieni qui presto e lascia stare tutto il resto. Interrompi ogni cosa che stai per fare. Sto arrivando! Cosa succede? No, non preoccuparti. Vieni qui e te lo dirò. Non è certo un segreto, ma ho bisogno proprio di te, perché la tua voce con la proboscide è più efficace e veloce. Cosa devo fare esattamente, dal momento che non mi viene nulla in mente? No, tranquillo, Elefranco. Non essere agitato. A questo ci ho già pensato. Come sei misterioso, caro Renato. Così spettinato. Ma sappi che non sono agitato. E allora, non perdere altro tempo. Vieni subito qui in un momento. Se vuoi che venga lì veloce, non usare con me quella voce. No, Elefranco, non sono feroce. Credimi, farei fatica anche a schiacciare una noce. Scusami, ma la voce degli esseri umani rimbomba così forte nelle mie grandi orecchie che è come se mi facessero mille pernacchie. Questa è davvero bella, divertente. Non l'avrei mai immaginata nella mia mente. Invece sì, caro Renato. La voce degli esseri umani mi ha sempre agitato, così come un topolino piccolino che mi passa davanti birichino. Renato si avvicinò ad Elefranco e all'orecchio sussurrò: dovresti per favore barrire con la tua proboscide in modo tale da richiamare l'attenzione di chi vorrà venire a questo casolare per consumare il pranzo di Natale. Renato, bella idea che hai avuto! Grazie, Elefranco. Adesso è tutto pronto per mangiare e dopo ci si potrà anche divertire. Così, quando avremo finito, i bambini ubbidienti potranno andare a letto ma dopo aver lavato i denti. Si fece proprio così. Elefranco richiamò l'attenzione di tutti con un gran barrito e tutta la giornata proseguì con il gusto di chi si è divertito. Miagolina era felice, Codamozza si stava davvero divertendo e con lei del buon pesce gustando.
Mariola era contenta di aver ritrovato la sua mamma. Sonia era sempre indaffarata e Renato invece non era più preoccupato. In tutte le case di Monte Castello il clima era quello. C'era però ancora qualcosa da dire. Mancava ancora l'ultimo dell'anno. Che cosa sarebbe accaduto? Ci sarebbe stata ancora quell'armonia e l'allegria di chi non voleva mai andar via? Come continueranno le avventure di Miagolina, la gattina birichina? Presto lo saprai, se adesso tu dormirai. Buonanotte e sogni d'oro. Dorme, dorme, Miagolina, la gattina birichina. Dormi, dormi, mio tesoro, fai la nanna e sogni d'oro. Domattina.